Davvero non ricordo cosa possa contenere, non so se contiene un altro. È l'ultimo giorno di marzo e non so se ve ne siete accorti, ma non abbiamo ancora fatto l'unboxing di Rosa Spina di Bergamo, che ogni mese ci manda un pacco da aprire assieme. E infatti sono per strada e non nella nostra stanza degli orologi, perché sto andando proprio a prendere un pacco molto succulento. All'interno, tra l'altro, ci dovrebbero essere due orologi e, se non ricordo male, però onestamente non me lo ricordo veramente, uno di questi è fotonico. Va bene, detto questo, basta perdere tempo, vado a recuperare il pacco e andiamo in studio per aprirlo assieme. Eccoci qua, unboxing indubbiamente succulento, soprattutto perché, come vi dicevo, non ricordo che cosa dovessi ricevere da parte del mitico Stefano, che tra l'altro vedo ci ha preparato un pacco grande e importante. Vediamo un po' che cosa c'è dentro. Allora, forse sì, forse ricordo qualcosa, però. Oh, ZRC! Finalmente proviamo ZRC. Sono orologi importanti. Non so se sono adatti al mio polso, ma indubbiamente sono orologi di grande pregio, prestigio e di grande storia, perché poi la storia è un po' quella che più ci interessa, no? Su Toc e da appassionati, perché è quella che dà un po' sapore a questi orologi, no? Che se no rimangono un po' dei pezzi di ferro, al di là dei contenuti tecnici che spesso sono comunque. Valgono il giro. ZRC 1904, non a caso parliamo di storia. Rosa Spina, il nostro Stefano, che trovate a Bergamo tra l'altro, ma seguite Toc perché ci saranno delle grandi novità tra non molto, sicuramente ad aprile. E manuale di istruzione, immagino, all'interno di questa confezione vellutata. Vediamo un po'. Che cosa ci dice ZRC? Che bestie questi diver! Che carattere! Questo qui è un adesivo. E poi abbiamo anche la nostra confezione vera e propria. Allora, mettiamo da parte il libretto, la controscatola in cartone e arriviamo al nostro diver. Questa confezione si apre con un bottoncino. E vediamo un po' che cosa, che bello, bello, bellissimo. Allora, prima di arrivare all'orologio, vediamo un attimo se c'è qualcosa di rilevante. Uno spernatore qui all'interno della confezione. Orologio che ha delle rifiniture già da qui di prestigio. Questa è un'altra punta per lo spernatore e poi abbiamo il nostro ZRC Grand Fond, bello, veramente bellissimo. Dal vivo si notano delle rifiniture, una cura dei dettagli della lunetta, dell'antiriflesso dello zaffiro, questa lollipop che in camera non credo di riuscire a cogliere, però con la giusta luce magari in questo modo in realtà qualcosa si vede. E si vede quanta qualità c'è dietro questo orologio, il suo bracciale iconico. Bello, bellissimo. Satinature perfette, così come le transizioni lucide sugli anglage della cassa, ghiera in ceramica unidirezionale, molto solida, ma insomma, non direi che non c'è alcun dubbio. Eccolo qui, bracciale, come dicevamo, di grande pregio e anche dal design più che originale, così come più che originale la chiusura si gira in senso orario, lo sblocco di questo orologio che praticamente va a sbloccare l'apertura e la chiusura del bracciale in questo modo. Non è certamente uno delle clasp o delle chiusure, se così vogliamo, più comode, anche perché va prestata una certa accortezza quando si aggancia al proprio polso, però è anche vero che le cose belle
fanno soffrire e quindi ce le teniamo. Bracciale elastico, per chi non lo sapesse, perché ho notato che non tutti lo sanno, ma il bracciale elastico perché? Perché questo è un diver 300 metri e deve fare il diver. E deve fare il diver naturalmente con tutte le caratteristiche che sono necessarie. Così come è anche molto interessante la corona a ore 6 che va praticamente a rimuovere qualsiasi tipo di ostacolo e qualsiasi tipo di appiglio involontario nell'utilizzo tecnico di questo orologio, perché è appunto un orologio tecnico che adesso vi faccio vedere al polso. Eccolo qui. Agganciarlo è stato più semplice del previsto, anche perché funziona tutto molto bene, quindi si aggancia in maniera abbastanza semplice. Il mio è un polso Esile da 16,5 cm, ma come potete vedere voi stessi è un diver che veste il polso in maniera perfetta, anche perché è possibile scegliere il diametro adatto al proprio polso, come in questo caso. E infatti questo è un 39 mm, a differenza invece dei 41 mm degli altri Grand Fond che affiancano questo 39 nel catalogo di ZRC. In ogni caso, un orologio davvero bellissimo. Vi consiglio di provarlo al polso, perché se cercate un diver originale, tecnico, di grande qualità, potreste rimanere sorpresi. Ma dico anche che riserviamo una recensione apposita a ZRC, perché voglio parlarvi anche della sua storia. Quindi mettiamo da parte il nostro Grand Fond da 39 e prendiamo anche il secondo pacco che... Fermi, non scappate, vi devo parlare un attimo del nostro sponsor domenicale, clockface.it, marketplace tutto italiano che offre tutte le garanzie del caso, come quelle di Chrono 24, come per esempio venditori verificati e pagamenti tramite trusted checkout, quindi pagamenti garantiti dalla stessa clockface.it, e che ha a catalogo tantissimi orologi di tutte le fasce di prezzo, compresi per esempio micro brand e orologi più economici, in maniera tale da garantire agli appassionati anche più esigenti, gli appassionati di tutte le fasce, quelle garanzie e tutte quelle transazioni che garantiscono piattaforme soltanto per acquisti più costosi. E dato che non tutti possono spendere o vogliono spendere determinate cifre, allora ci pensa clockface.it, che offre anche tutta una serie di altre garanzie e altri servizi, e vi invito ad andare a guardarci, perché insomma su clockface.it trovate tutto quello che vi può interessare. Naturalmente andarci è gratuito, quindi fatelo, non costa nulla. Davvero non ricordo cosa possa contenere, non so se contiene un altro ZRC, bugia, contiene un Tissot. Ora, non vorrei che Stefano mi abbia inviato proprio il nuovo Tissot cronografo, il manuale. Io lo spero tanto, questo lo mettiamo qui perché è bello, lo spero tanto perché sono molto molto curioso di... è lui. Sono molto molto curioso di provarlo, di farvelo vedere, e qui rischiamo anche di avere un nuovo orologio in collezione. Eccolo qui. Allora, dovete sapere, intanto ve lo faccio ammirare di traverso, ma dovete sapere che questo orologio qui è la riedizione fedele di un Tissot vintage. Riedizione fedele di un Tissot vintage che aveva, o credo abbia ancora magari, un amico, un follower del canale e amico, che lo aveva in vendita e che mi ha sempre molto molto tentato. Acquisto alla fine che non ho fatto, non so neanche bene perché, però devo dire che il nuovo mi stuzzica come mi stuzzica tanto il vintage. E del nuovo mi piace che è finalmente un bel orologio, e mi piace il fatto che Tissot abbia deciso di osare, e ispirandosi finalmente come altre maison al proprio passato, al proprio heritage. E quando le aziende iniziano a fare questo, beh, guardate qui che capolavori che ne escono, perché è bellissimo, dai. Bello, è bellissimo.
Qualcuno dirà è uguale allo Speedmaster? No, per me assolutamente no, è la riedizione di un Tissot che già esisteva, che è un bellissimo cronografo anni 70 e onestamente è un cronografo come tanti altri. Ora, che i tre contatori siano disposti in questo modo, come tutti gli altri cronografi dell'epoca, compreso anche il Rolex Daytona, non può che essere appunto un segno stilistico dell'epoca, ma onestamente non ci vedo somiglianze, così come è diversa la scala tachimetrica a base 15 pulsazioni, perché è una scala pulsometrica, e il nostro cronografo manuale con un calibro che effettivamente si poteva nascondere perché non c'è veramente nulla da vedere. In ogni caso è un bellissimo cronografo meccanico manuale che richiama tutto l'heritage di Tissot. Peraltro è un orologio fatto molto bene dalle sue rifiniture, la satinatura, così come anche le bisellature. Ormai anche nel mondo degli orologi più economici, questo ha un listino di, ve lo dico subito, 1975 euro, con di sicuro un bello sconto, soprattutto da Rosa Spina, se vi ricordate di dirgli che siete amici di Toc. Insomma, un cronografo meccanico manuale di questa bellezza e con questa storia che richiama in maniera così simpatica e coinvolgente, anche in questo caso, come vi dicevo, ormai la qualità di questi orologi è davvero altissima. Si fa fatica a capire che è un Tissot da 2000 euro piuttosto che un Tudor da 4000. E lo dico onestamente e come sempre vi dico anche: andateli a provare questi orologi, perché vanno bene le mie immagini, vanno bene le mie sensazioni, soprattutto sensazioni a caldo, però poi gli orologi ve li dovete comprare voi. E ve li dovete comprare voi con le vostre convinzioni, le vostre sensazioni, non certamente con quello che vi è stato detto in un video. Vediamo se riesco a farvi vedere anche i dettagli di questo orologio. Veramente bello, veramente ben fatto. E quindi proprio per questo motivo vi consiglio come sempre di provarlo al polso. Non costa poco indubbiamente, ma c'è anche da dire che è un cronografo meccanico che ha un design magnifico, che ha storia e ha heritage. Onestamente a questo prezzo dubito si possa trovare di meglio. Ormai sono prezzi allineati e ci sta, insomma, che costi quasi 2000 euro. Poi ripeto, con gli sconti, soprattutto per gli amici di Toc, di Rosa Spina, è un orologio che si può portare a casa con cifre che probabilmente non immaginate neanche, quindi vi consiglio di chiedere a Stefano. Bellissimo, orologio bellissimo, e anche per lui arriverà una recensione, perché ne vale la pena vederlo un po' più nel dettaglio e parlarvene con un po' più di calma dopo averlo provato ed essermelo goduto un po' al polso per qualche giorno. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche in questo video unboxing. Grazie a Stefano di Rosa Spina Bergamo per queste bellezze e queste prelibatezze che ogni mese ci invia da farvi vedere qui in video. Noi ci vediamo in una prossima puntata qui su Toc. Ciao!